Aula. Prego i senatori di prendere posto, di non stazionare davanti ai banchi del governo, per cortesia. L'ordine del giorno reca informativa del Ministro dell'Interno sui recenti disordini accaduti in alcune città italiane. Ha quindi la parola la Ministra dell'Interno, consigliere Luciana Lamorgese. Prego, signora Ministra. Sì. Un momento, colleghi, vi prego di prendere posto, diversamente ovviamente non è obbligatorio in aula. Prego, signora Ministra. Signor Presidente, onorevoli senatori, la complessiva situazione socio-economica del Paese risente della diffusione dell'epidemia che sta assumendo una valenza totalizzante nello scenario nazionale ed internazionale, con riflessi inevitabili anche sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, specie in questa fase in cui è ripresa la crescita dei contagi. Siamo pienamente consapevoli delle difficoltà che le misure emergenziali, sia governative, sia quelle disposte dalle regioni in relazione alle specifiche esigenze dei territori, hanno determinato per la generalità degli italiani, soprattutto per alcune categorie particolarmente colpite. Ho già detto e ribadisco anche oggi qui che il Governo è in costante ascolto delle voci di disagio e per tale ragione, già a partire dalla scorsa primavera, sono stati messi in campo interventi a supporto dei lavoratori e delle categorie maggiormente in sofferenza, con l'obiettivo di intercettare per tempo i fattori potenzialmente idonei a generare criticità nelle famiglie e nei contesti produttivi. E ciò anche con lo scopo di prevenire possibili infiltrazioni criminali nell'economia legale e il conseguente aumento del rischio di usura. In questa direzione, già ad aprile, ho dato avvio ad un'attenta attività di monitoraggio degli esiti socio-economici della pandemia, attivando i prefetti, e di recente ho richiesto un quadro aggiornato della situazione. A seguito dell'inasprimento della curva pandemica e delle nuove misure di restrizione adottate, è stato approvato ieri in Consiglio dei Ministri il decreto ristori, che con uno stanziamento di 11 miliardi di euro ha disposto interventi a sostegno dei settori più coinvolti dall'applicazione delle restrizioni imposte con l'ultimo DPCM. In tale difficile contesto, accanto alle civili proteste di cittadini e lavoratori per le nuove più restrittive misure, abbiamo assistito a inqualificabili episodi di violenza e di guerriglia urbana, connotati da atti di vandalismo e da veri e propri saccheggi. Si è trattato di episodi che hanno trovato nelle ragioni del malcontento soltanto un occasionale pretesto. Lo conferma il fatto che tutti i vari episodi di violenza accaduti nelle varie piazze d'Italia hanno visto all'opera soggetti che nulla hanno a che fare con le categorie interessate dall'applicazione dei provvedimenti governativi anti-Covid. È stato accertato, infatti, che a tali manifestazioni hanno partecipato in maniera preponderante frange violente riconducibili a vari e distinti ambiti che vanno dai movimenti di estrema destra, dei centri sociali, uniti alla dalla tematica negazionista, fino a ricomprendere i settori più estremi delle tifoserie. Non è da sottacere il contributo di frange giovanili
conseguente al rinnovato attivismo negli ambienti studenteschi ed una componente violenta di disagiati sociali, composti anche da extracomunitari che si inseriscono nella protesta per mero tornaconto personale, come avvenuto negli scontri di Torino e di Milano del 26 ottobre scorso. Il momento di contatto tra questa componente oltranzista e i legittimi manifestanti è avvenuto nella maggior parte dei casi attraverso i canali social, che hanno garantito l'immediatezza e la diffusività delle informazioni relative alle previste iniziative. Le caratteristiche del social favoriscono infatti inevitabilmente l'estemporaneità delle manifestazioni pubblicizzate da parte di singoli individui o gruppi, non sempre strutturati e non rispondenti ad una strategia unitaria, ma accomunata soltanto da finalità antigovernative. Nello svolgimento degli eventi, anche l'elemento della territorialità ha un ruolo rilevante per la specificità di alcuni contesti sociali. Nel caso di Napoli, realtà da dove sono partite le proteste lo scorso 23 ottobre, le forti limitazioni imposte hanno avuto un impatto anche sul terreno della piccola criminalità. Diverse sono le segnalazioni pervenute in questi giorni dalle reti delle prefetture sulle manifestazioni da parte di categorie maggiormente colpite, che a partire da Napoli hanno determinato momenti di tensione anche in grandi realtà come Torino, Roma e Milano. A Torino, nella serata del 26 ottobre scorso, hanno avuto luogo nel centro della città due manifestazioni. L'una in Piazza Vittorio, con circa 1.500 persone, l'altra in Piazza Castello, con circa 1.000 persone, con la presenza di frange ultras della Juventus e del Torino. Sia in Piazza Castello, sia nei pressi della sede della Regione, si sono verificati lanci di bottiglie, pietre, bombe carta all'indirizzo delle forze dell'ordine. A tali episodi hanno fatto seguito danneggiamenti e saccheggi presso numerosi negozi del centro cittadino, 40 gli esercizi commerciali coinvolti e atti vandalici nei confronti di auto parcheggiate e mezzi delle forze dell'ordine. A seguito di tali fatti, 10 persone sono state tratte in arresto, 2 sono state denunciate, mentre risultano feriti 10 operatori delle forze di polizia. A Milano, la sera del 26 ottobre, un gruppo di circa 400 persone, tra cui appartenenti all'area anarco-antagonista milanese, e un forte gruppo di giovani, nonché soggetti del mondo del lavoro autonomo, ha provocato vari danni, costringendo le forze di polizia a condurre breve cariche di alleggerimento e lancio di lacrimogeni. Da una prima analisi dei fatti emergono delle peculiarità nelle proteste del capoluogo lombardo, quali l'età dei manifestanti. Delle 28 persone denunciate per danneggiamento e violenza, 13 sono minorenni. A Roma, dopo le manifestazioni del 24 ottobre, si sono registrate nella serata di ieri 3 diverse iniziative di protesta, rispettivamente in Piazza Cavour, in via 20 settembre, regolarmente preavvisata dalla categoria dei tassisti, e in Piazza del Popolo, pubblicizzata su Facebook da compagini di estrema destra. Ovviamente per tutte le manifestazioni sono in corso le attività investigative, con il coordinamento delle competenti autorità giudiziarie al fine di individuare i responsabili delle violenze. Stamattina si è svolto il Comitato Nazionale Ordine e Sicurezza Pubblica e vi è stata in quella sede un'approfondita analisi dei fatti, all'esito del quale hanno trovato piena conferma le immediate risultanze investigative. Desidero quindi assicurare il Parlamento che la situazione del Paese è seguita con la massima attenzione, che terremo in considerazione ogni minimo segnale di allarme, perché la protesta non venga a turbare ulteriormente un clima già profondamente scosso
dalle conseguenze della seconda ondata pandemica. Il bene comune è quello di tenere insieme il Paese in questo momento e di respingere ogni tentativo di aizzare la protesta e di alimentare derive ribellistiche. L'obiettivo comune deve comunque essere quello di assicurare la tenuta sociale del Paese, da un lato con l'impegno profuso dal Governo anche in queste ore di garantire risorse adeguate alle famiglie e alle imprese più esposte nell'attuale contingenza economica, dall'altro attraverso un'affermazione di contrasto efficace delle azioni violente tese a garantire la sicurezza di tutti nel pieno rispetto della libertà costituzionale di manifestazione di pensiero. Aggiungo ancora un argomento che è uscito anche oggi in Consiglio, nel Comitato Nazionale, che non ci sono evidenze di una strategia unica nazionale, ma sono singoli episodi che vengono portati all'attenzione a livello territoriale, e questo dalle indagini fatte e dalle evidenze che risultano agli organi di polizia.